Negli anni sono stati diversi gli incidenti ferroviari, molte le vittime. Con Bruna Fattenotte ripercorriamo i precedenti. Secondo dati dell'ASFISA, l'Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie, sono stati un migliaio gli incidenti significativi solo negli ultimi 10 anni. Due ne sono passati dal più recente, con vittime, è il 2020, Ospitaletto, la motrice del Frecciarossa deraglia e si schianta contro un edificio, moriranno 2 macchinisti. Ferite ancora aperte, come a Pioltello, alle porte di Milano, è una fredda mattina di gennaio del 2018, quando un treno regionale deraglia, 3 le vittime, 100 feriti. 2 anni prima il gravissimo scontro tra le stazioni di Andria e Corato, 23 persone perdono la vita. C'è poi una frana dietro l'incidente di Castelbello, 9 morti, è il 2010, solo l'anno precedente la strage di Viareggio, un treno che trasporta GPL deraglia per la rottura di un asse, le esplosioni causano la morte di 32 persone.